Giovanna, primo set 25-14, probabilmente Busto non ha giocato al massimo, ma poi certamente voi siete calate. Beh, sicuramente loro non hanno giocato al loro massimo e noi abbiamo fatto un primo set bellissimo e poi secondo me siamo diventate abbastanza stanche perché comunque questa era la quarta partita pesante in due settimane che chiunque non è che riesce a gestirla al meglio. Comunque il nostro gioco sta crescendo, migliorando, ci sta un calo, una partita persa, non bisogna sempre guardare indietro cosa è successo all'andata del campionato. Noi stiamo giocando bene, anche oggi abbiamo giocato bene, Busto era più riposato per dirla così e noi andiamo avanti, sistemiamo quelle cose che non girano e continuiamo a lottare. Ecco, il livello di gioco è certamente cresciuto, ce ne siamo resi conto, manca probabilmente un po' di continuità, no? Perché avete momenti veramente di alto livello e in altri dove invece fate più fatica. Sì, ma è normale, tutti quanti hanno alti e bassi, basta ridurli al meno possibile. Comunque noi abbiamo Lozoi che sta rientrando in forma, che comunque ci vorrà ancora un po' di tempo. Abbiamo alcune giocatrici che hanno qualche male sul corpo. Non dico che altre squadre non ce l'hanno, però sicuramente non ci aiuta in questo momento di stanchezza i dolori vari che abbiamo. Quindi dico pazienza, non stiamo giocando male, abbiamo alzato moltissimo il livello di gioco nelle ultime partite e stiamo ancora crescendo, quindi bisogna essere fiduciosi e andare avanti. C'è però insomma la classifica che dice ottavo posto, non è una bella classifica. Sì, però se siamo sempre là a stressarsi per quello non è che ci aiuta a vincere le partite, anzi penso che non ci può dare niente di bene. Sappiamo perfettamente che l'ottavo posto non è il posto dove dobbiamo essere noi, però dico, noi dobbiamo guardare noi per prime, dobbiamo crescere ancora il gioco, poi la classifica arriverà. Importante, come abbiamo passato il turno sulla Coppa, andare avanti nei play-off e poi lì si gioca, non c'entra chi è su quale posizione, bisogna giocare per vincere.